Classifica di Serie B di calcio a 5 che sta sbaragliando la concorrenza. La Fuente Foggia di mister Michi Grassi vince e convince sul piano del gioco. Ci mette quasi un tempo per prendere le misure a un determinato campo basso, ma quando Giuseppe Ese mette dentro la palla dell'1-0 rompendo il ghiaccio, parte la samba dei Blancos. Il 2-0 lo firma Alberto Laccetti con un tap-in vincente che salta il pubblico presente in massa sugli spalti del Pala da Vinci. Si conclude un primo tempo equilibrato con azioni da una parte e dall'altra. Non dispiace neanche il 5 campo basso dove in panchina siede il foggiano Domenico Cattaneo. Inizia la ripresa con un'altra musica. La samba suonata dei Blancos assume sempre più tinte verde-oro con la doppietta in successione di Marcelo Grumice, autore di tante discese solitarie in dribbling, oltre che di giocate insieme ai propri compagni. Con 5 reti, ora è anche capocannoniere del campionato. Volli, sempre volli, fortissimamente volli, diceva Vittorio Alfieri, ed è quello che si ripete in mente Felipe Fumes, anche lui autore di un'ottima prestazione, fino a quando riesce a mettere la palla dentro il sacco, dedicando la rete al rumoroso e caldo pubblico presente. Sul 5-0 è forte la voglia di Frentani di segnare almeno la rete della bandiera, tant'è che il portiere inizia a giocare stabilmente nella metà campo avversaria, partecipando all'azione con i compagni. E allora sale in cattedra De Melo, autore di interventi davvero fenomeno tra i pali, che dopo l'ennesima parata prende la mira e spara a bersaglio. 6-0. Partita finita. Si può festeggiare. Mister, che partita domenica? Sabato. Pardon. Sabato scorso abbiamo giocato una buona partita contro una squadra difficile che era quella del Campobasso. Sì, è vero che a Campobasso dicono costruita per la salvezza, però ha elementi anche di categoria superiore, ha sì italo brasiliani e quindi è una squadra composta già con altrettanti oriundi, è una squadra da prendere sicuramente con le molle. Secondo me farà anche un buon campionato, lo troveremo nei piani alti della classifica. Quindi da parte nostra abbiamo disputato un'ottima partita, i primi 5-10 minuti abbiamo un po' sofferto, c'era qualcosa nel campo che ci dava fastidio a livello tattico. Abbiamo cercato di aggiustare il tiro sin dal primo tempo, qualche ragazzo ha recepito subito il messaggio, gli altri l'hanno recepito tra il primo e il secondo tempo. Abbiamo cambiato un po' le posizioni in campo e credo al secondo tempo si sia vista la differenza. Ricordiamo che il primo tempo si era concluso sul 2-0 con reti di Giuseppe Ese e di Laccetti, poi nella seconda parte sono venuti fuori i brasiliani che hanno portato a 6 le reti della squadra, peraltro è andato a segno anche un portiere. Cosa significa Simone avere in squadra? Io so che da voi magari...